Stiamo montando finalmente i candelabri su questo tratto di lungomare vicino alla Fiera del Levante. Il primo l'abbiamo montato, doveva essere una sperimentazione per verificarlo, l'abbiamo montato nel 2021, è passato più di un anno, poi purtroppo ci sono stati problemi con la ditta che li doveva installare, c'è stato un'interdittiva antimafia, un fallimento, abbiamo recuperato con la nuova ditta e la fornitura che avevamo già fatto dei candelabri, adesso finalmente riprendono i lavori, sono 30 in tutto, ne devono montare altri 29, ci vorranno circa 2 mesi di tempo, hanno già predisposto i cavi per l'infilaggio dei cavi per la pubblica illuminazione. Questi candelabri rappresentano la nostra città, sono i candelabri che trovavamo sulle cartoline, nelle fotografie, sui dipinti d'autore, sono montati candelabri del lungomare negli anni a cavallo tra gli anni 20 e gli anni 30, solo che sono durati poco perché poi durante la seconda guerra mondiale li hanno smontati perché serviva materiale metallico per l'industria bellica e poi nel 1949 invece il sindaco di allora decise di ripristinare i candelabri, quelli che sono stati montati nell'altra zona del lungomare. Ci hanno messo 10 anni per essere realizzati, adesso completiamo le installazioni di questi candelabri ornamentali su tutto questo tratto di lungomare. Ci vorranno circa 60 giorni, forse anche meno, per vedere terminato questo tratto di lungomare. Mi dispiace per il ritardo, non è dipeso da noi, ma purtroppo può capitare che le aziende che lavorano per le amministrazioni pubbliche abbiano dei problemi, in questo caso è stato un problema enorme. Adesso però lavoreremo, come vedete, con speditezza, ogni giorno ne viene montato uno perché il montaggio non è semplicissimo, vanno fatti i collegamenti, gli agganci dal punto di vista della sicurezza, la stabilità del lampione, anche l'infilaggio dei cavi dall'interno, come faranno tra qualche minuto, però tra qualche giorno potremo finalmente avere questo tratto di lungomare illuminato, tenendo conto che dall'altro lato invece davanti al faro di San Cataldo sono già stati aggiudicati i lavori per creare il museo sotto il faro, tra qualche giorno dovrebbero andare in gara i lavori per il parco dalla zona di San Cataldo e poi per tutta l'area del lungomare, la riqualificazione con pedonalizzazione di tutto quell'altro tratto di lungomare collegato direttamente a questo tratto sotto la fiera.